Allora, logaritmi, ok? Lo vediamo, lo facciamo un po' come ripasto, dato che il professor Benedetti ha sbagliato alcune cose. Rifacciamo un attimo queste due lezioni. Guardate che i professori sbagliano. Quindi state attenti, sempre, così correggete i professori, vi togliete questa soddisfazione. Allora, logaritmi. Dunque, abbiamo visto che la ricerca del logaritmo è l'operazione inversa all'elevamento a potenza. Vi ricordate l'elevamento a potenza? L'elevamento a potenza che cos'è? È moltiplicare il numero per se stesso tante volte quante ne indica l'esponente. 7 alla terza non è 7 per 3, ma è 7 per 7 per 7. Ora, quindi è l'operazione inversa all'elevamento a potenza che permette di determinare l'esponente che chiamiamo E di una potenza quando conosco la sua base B e il valore A della potenza stessa. Guardate, la ricerca del logaritmo fondamentalmente non è altro che questo esercizio qua. Vedete, io ho 3, questi esercizi li trovate ad esempio anche nelle prove in Valsi, 3 elevato a, che è la base B, elevato a qualcosa, non so cosa, è uguale a 81. Vi si chiede, qual è l'esponente? È chiaro? Cioè devo trovare l'esponente da dare a 3 per ottenere 81. Cioè 3 deve essere moltiplicato per se stesso tante volte e alla fine ottengo 81. Cos'è questo numero? Cos'è questo esponente? L'esponente è uguale a 4. Perché è uguale a 4? Perché 3 alla quarta è uguale a 3 per 3 per 3 per 3. 3 per 3, 9 per 3, 27 per 3, 20, 40, 60, 7, 14, 21, 60 più 21, 81. 3 alla quarta è uguale a 81. Quindi quel numerino qui da mettere è 4. Questa è la ricerca del logaritmo. Avete appena risolto il logaritmo. Infatti si dice, vedete, si scrive questa cosa qua, log, che significa logaritmo, di base 3 di 81 è uguale a 4. Si legge appunto logaritmo base 3 di 81 è uguale a 4. Quindi, attenzione, la ricerca del logaritmo di un numero è quindi la ricerca dell'esponente, vedete, da dare alla base 3, da dare alla base 3, per ottenere 81. Si scrive, vedete, logaritmo, base 3 di 81, questo 81 viene chiamato argomento del logaritmo e questo qui è la base del logaritmo. In termini matematici il logaritmo è l'esponente che devo dare alla base per ottenere l'argomento. L'esponente che devo dare alla base 3 per ottenere l'argomento 81, in questo caso, è 4. Quindi, logaritmo, base 3 di 81 uguale a 4. L'esercizio fondamentalmente è questo qua. E vediamo alcuni esempi. Logaritmo di base 2 di un quarto. Qual è la domanda che mi devo fare per risolvere questo esercizio? La domanda che mi devo fare è: qual è l'esponente che devo dare a 2 per ottenere un quarto? L'esercizio sarebbe 2 elevato a qualcosa è uguale a un quarto. Ma qual è quella potenza, qual è quell'esponente che da dare a 2 per ottenere un quarto? Bisogna trovare un esponente negativo. Vi ricordo che l'esponente negativo ribalta il numero, quindi in questo caso è meno 2. Sarebbe 2 alla meno 2, cioè un mezzo al quadrato, cioè un quarto. Chiaro? Perché vi ricordo l'anno scorso, l'esponente negativo gira la frazione. 3 quarti alla meno 2 è uguale a 4 terzi al quadrato. E se vi chiedo il logaritmo base 2 di 256, a che cosa è uguale il logaritmo a base 2 di 256? Anche qui vedete, devo trovare quel numero, che quell'esponente da dare a 2 per ottenere 256. Se io 256 lo scompongo in fattori primi, che cosa ottengo? Vediamo un po'. Cominciamo con il 2, 2 del 2 sta una volta, il 2 del 5 sta due volte con l'avanzo di 1, 16, 8, ancora 2, il 2 del 12 ci sta 6 volte, il 2 del 8 ci sta 4 volte, ancora 2, il 2 del 6 ci sta 3 volte, il 2 del 4 2 volte, ancora 2, il 2 del 32, il 2 del 3 ci sta una volta, nel 12 6, 2, quarta volta non ci sto, il 2 del 16 8, 2, 4, 2, 2,
2. Vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 256, che cosa è uguale? Vi ricordate quando facevamo l'anno scorso? 256 è 2 all'ottava. Qual è l'esponente che devo dare a 2 per ottenere 256? 8. Eccolo là. Quindi, logaritmo a base 2 di 256 è uguale.